La Russia ha bloccato l'accesso ai servizi di VPN. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e anche oggi qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo di attualità, parliamo delle news, parliamo di aggiornamenti legati al nostro mondo, marketing, business e chiaramente anche innovazione tecnologica. Oggi parliamo di Russia, che è un paese che abbiamo già in qualche maniera citato, descritto nelle puntate precedenti, viene a dire così, direi negli anni precedenti, per il suo modo di gestire internet. È una similitudine che ha con la Cina e altri paesi, per esempio nel rallentare alcuni social. Twitter lo sta sperimentando, alcune volte quando arrivano le elezioni casualmente quei social rallentano del 40-50% nel paese, rendendo chiaramente quasi totalmente inutile la navigazione, eccetera eccetera. Oggi si parla, in vista delle elezioni parlamentari, si parla di un spegnimento dei, non tutti, dei più diffusi però servizi di VPN. L'agenzia russa ha in qualche maniera risposto alle critiche dicendo che insomma volevano bloccare le VPN per non avere la possibilità di visualizzare contenuti pedopornografici o comprare droga online, tradotto per andare sul deep web, mettiamola così. È chiaro che l'anonimato su internet è una chiave importante e talvolta la si estremizza, no? Tutti vogliono essere anonimi e blocchiamo i cookie, e blocchiamo di su e blocchiamo di giù. Qua invece si parla chiaramente di un stop in vista delle elezioni, è chiaro ed è abbastanza palese, perché diciamo le VPN non sono necessariamente illegali, uno potrebbe utilizzarlo anche per fare altro, però è chiaro che permettono di accedere a quei siti che possono essere bloccati, cioè se sei in Russia puoi visitare un sito che in realtà viene bloccato da, diciamo, un primo livello di salvaguardia, quello che fanno ora le VPN, che in qualche maniera non ti fanno capire da dove tu ti colleghi, non fanno capire chiaramente ai server. Ma il ragionamento, secondo me, sempre più allargato è un'ulteriore conferma di quello che sta diventando internet. L'abbiamo detto anche in diverse occasioni, non è più una unica rete globale, mondiale, fatta di contenuti, fatta di utenti in un unico villaggio globale, ma diventa le internet, la internet europea, la internet russa, la internet americana, l'internet cinese, tutta in qualche maniera abbastanza simile ma diversa poi nella concretezza, come in questo caso, no? È internet sempre, ma in realtà sono diverse internet che funzionano a velocità diverse, funzionano con contenuti diversi e che funzionano anche con regole diverse. Uno tra questi, proprio per arrivare in casa nostra Europa, è per esempio la GDPR, quella che in Europa c'è per quanto riguarda la privacy, ma negli Stati Uniti, nel resto del mondo no. E quindi cosa succederà? Non si sa, solo che all'orizzonte c'è la parola metaverso, di cui parleremo magari in una delle prossime puntate, perché internet probabilmente si trasformerà in questo metaverso, che è un po' una supercazzola, però alcuni ragionamenti sono interessanti e innovativi. Intanto, forza amici russi! E con questo si conclude anche la puntata russa di oggi del podcast del caffettino. Noi ci sentiamo come sempre dal lunedì al venerdì alle ore 7.30. Se volete proporre delle tematiche scrivetemi via mail o anche sul mio sito mariomoroni.it, oppure ancora su Telegram, che tra l'altro è di uno sviluppatore russo.